La Pavone Ingrifati Production ne ha tirata fuori un'altra e dopo anni di attesa ecco a voi in anteprima mondiale del Fornese. Il gioco non fa sconti a nessuno e arriva proprio all'apice di un mercato ormai arrivato a un cambio generazionale, pronto a dimostrare che con talento, capacità e ovviamente una camionata di zozzeria i limiti possono essere sempre abbattuti. Con queste premesse abbiamo approcciato il titolo, pronti a trovarci davanti davvero qualcosa di mastodontico, ma quello che si è stagliato di fronte ai nostri occhi, dopo una manciata di minuti, è andato ben oltre le nostre più rosee aspettative. The Hornings è un RPG che si avvicina molto allo stile dell'immortale Pokémon, ma decisamente più coinvolgente, pieno di sorprese e colpi di scena. Sì, la story lane è un tocco di classe, con conversazioni profonde e pieni di pathos, che spesso sono in grado di commuovere anche il più freddo dei giocatori. Il gioco racconta la storia di un mondo ormai in decadenza, e toccherà al nostro protagonista rimediare a tutto ciò. I personaggi che si incontreranno durante il proprio percorso sono centinaia e tutti diversi tra loro. Ovviamente si avrà la possibilità di interagire anche con i propri beniamini ed affrontarli addirittura in duello. Come detto in precedenza, The Hornets segue lo stile Pokémon, ma con molte novità. La possibilità di uscire dalla storia principale e completare anche altri obiettivi secondari. Inoltre i soldi avranno molta più importanza, con la possibilità di trovare lavoro sia come raccoglitore di mele sia come trafficante di droga, e con le ricompense guadagnate si potranno acquistare anche case, bordelli e negozi. Insomma, analizzato nella sua essenza più pura, The Hornets non solo dimostra di essere un titolo ludicamente eccellente, ma anche un gioco in grado di prendere la società odierna e ridicolizzarla in maniera sublime, facendo tesoro di tutti gli eccessi e pazzie in cui il mondo ci sta lentamente abituando. Un'altra pagina imperdibile è appena stata scritta nel mondo dei videogiochi, ora sta solo a voi leggerla e farla completamente vostra.